A Genova c'è una manifestazione fuori e un esponente di radicali italiani come Deborah Cianfanelli parlerà anche all'interno della cerimonia. Allora cominciamo proprio da Genova con Michele De Lucia, che è il tesoriere di radicali italiani, che si trova lì dove c'è la manifestazione, come potete sentire. Michele. Buongiorno Paolo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, ben trovati. Allora, come ricordavi un attimo fa, in questo momento mi trovo a Genova con una agguerrita pattuglia di compagni radicali in via 5 dicembre. Via 5 dicembre è l'indirizzo del Palazzo di Giustizia dove è ancora in corso la relazione di apertura. Come ricordavi un attimo fa, Deborah Cianfanelli ha ottenuto di poter sviluppare un intervento per 5 minuti, quindi più tardi interverrà con parole radicali, parole di non violenza, parole di giustizia, parole di lotta per sottolineare lo stato di bancarotta assoluta della giustizia, di uno stato anche tecnicamente sempre di più criminale e ricordare la campagna che con Marco Pannella in particolare in questi ultimi 2 anni in modo molto molto intenso stiamo conducendo. Noi rimarremo ancora qui, piove e fa freddo, ma francamente il freddo vero è quello di una situazione disastrosa che conosciamo, che denunciamo, che vogliamo cambiare, che si concretizza in una cancellazione dello Stato di diritto, violazione, potremmo dire davvero aggravata, continuata e professionalissima da parte dello Stato partitocratico dei diritti umani e un danno, non dimentichiamolo, anche economico. C'è un curioso riflesso condizionato per cui ogni tanto ci si sente rispondere: ma voi vi state occupando della giustizia, dell'amnistia, ma c'è la crisi economica, eccetera. Beh, vale la pena di ricordare che l'Italia è il penultimo paese nell'Unione Europea per capacità, tra virgolette, di attirare investimenti stranieri. Questo perché, a parte la macchina burocratica, i tempi, eccetera, ma i tempi della giustizia, l'impossibilità in caso di controversia di avere giustizia in tempi ragionevoli, magari prima di fallire. Italia penultima in Europa per capacità di investire, di attrarre investimenti stranieri. Peggio di noi c'è solo la Grecia. Quindi non ci sono compartimenti stagni, non ci sono isole né felici né infelici. È importante oggi, con radicali italiani, davanti ai tribunali, ai palazzi di giustizia di tante città italiane, continuare a lottare per questi obiettivi. Devo dire, noi ci siamo. Noi ci siamo, non c'è Vendola, non c'è Rutelli, non c'è Berlusconi, non c'è Bersani, non c'è Bossi, non c'è Casini, non c'è Fini e potremmo continuare fino a domani mattina. E un'ultimissima cosa, c'è un numero di telefono, lo 066826, fatelo, componetelo, lo 066826. È il numero di telefono per iscriversi a Radicali Italiani, al Partito Radicale, a tutti i soggetti a pacchetto. È possibile iscriversi anche a rate, e iscriversi vuol dire rendere possibili queste iniziative, più radicali. 066826.